Alla fine del 2017, Massimo Mazzucco, giornalista, regista e fotografo italiano, pubblicava American Moon, il famoso documentario complottista che riassumeva tutte le prove che negli anni sono emerse a favore della teoria secondo la quale gli sbarchi lunari degli anni 60 e 70 furono una messa in scena. Il documentario poneva 42 domande retoriche che hanno tutte man mano ricevuto una risposta da coloro che sostengono la versione ufficiale, e la credibilità del documentario ha iniziato a sprofondare. In questa situazione di crisi è arrivato il momento di dare il colpo di grazia al complotto lunare, ma soprattutto è arrivato il nostro turno di fare domande. La prima domanda che porrò riguarda uno degli argomenti meno importanti trattati da American Moon, ossia la fiamma mancante sotto il motore di risalita dell'EM durante i video delle ripartenze dalla Luna. Quando parliamo di LEM, parliamo della navicella con la quale gli astronauti sono scesi sulla superficie lunare. Il LEM è diviso in due sezioni fondamentali, di cui una delle due ha il compito di riportare gli astronauti in orbita per ricongiungerli col modulo di servizio. American Moon, dopo aver mostrato una serie di video di motori che producono una fiamma nel vuoto e che utilizzano carburante ipergolico come quello del modulo di ascesa, sostiene che i video di Apollo sono stati girati necessariamente in studio perché non vediamo alcuna fiamma fuoriuscire dal motore. Tutto questo è sbagliato sotto così tanti punti di vista che necessiterebbe di un'analisi approfondita. Noi però ci atterremo alla tecnica di American Moon, che consiste nel mostrare immagini e trarre conclusioni molto semplici. Col tempo, i motori a carburante ipergolico sono stati utilizzati sempre di meno dalle agenzie aerospaziali e dai costruttori di razzi, a causa della loro tossicità per l'uomo e per l'ambiente. Per questo motivo è molto difficile trovare dei video di motori a carburante ipergolico funzionare nel vuoto dello spazio. Non per niente American Moon, nel sostenere la sua folle teoria, non ne mostra proprio nessuno di video di questo tipo. I video che mostra dove si vede effettivamente una fiamma sono tutti test condotti a terra, in camere a vuoto, che non ricreano le condizioni del vuoto spaziale. Una camera a vuoto, infatti, pur simulando le condizioni dello spazio, ha dei limiti che costringono le particelle che fuoriescono dai motori a rimanere coese e quindi calde abbastanza per produrre luce. Nel vuoto dello spazio, invece, come vediamo in questo video accelerato, le particelle si allontaneranno sempre di più tra di loro, diventando troppo fredde per generare una fiamma visibile. Infatti, sulla Terra, a livello del mare, l'atmosfera comprime il getto del motore e costringe le particelle a rimanere vicine. Nel vuoto dello spazio non è presente alcun tipo di pressione e le particelle sono quindi libere di espandersi, raffreddandosi abbastanza da diventare invisibili. Ma in una camera a vuoto, pur non essendoci la pressione dell'aria, le pareti stesse della cella non permettono alle particelle di allontanarsi tra di loro, e questo fa in modo che la fiamma si veda comunque. Di conseguenza, portare come prova dei video di motori che funzionano in camere a vuoto è equivalente a mostrare dei motori che funzionano nell'atmosfera. E tutto questo senza considerare il fatto che creare il vuoto assoluto con un motore a razzo funzionante all'interno è praticamente impossibile, a causa dell'enorme quantità di materiale che il razzo espelle quando funziona. Questo significa che praticamente American Moon non ha portato alcuna prova a sostegno della sua teoria. A livello psicologico, però, allo spettatore sembrerà di sì, perché lui ha effettivamente visto delle fiamme in una camera a vuoto. Ma detto questo, i video che cerchiamo esistono davvero? Questo imponente razzo si chiama Lunga Marcia 3B. Ed è un lanciatore medio cinese che utilizza carburante ipergolico. Il 3B è l'unico razzo di questo tipo di cui abbiamo una ripresa dei motori del secondo stadio funzionare nel vuoto assoluto. E quello che scopriamo analizzando il filmato è molto interessante. Inutile dire che da quegli ugelli non sta uscendo proprio nulla di visibile. Eppure, secondo le prove che ci ha mostrato American Moon, dovrebbe vedersi una grossa fiammata.
Un altro caso curioso è rappresentato dal motore del Vanguard, un lanciatore americano degli anni 60. Il suo motore produce una lunga fiammata sulla Terra, mentre nel vuoto, montato su un altro razzo, non produce alcun tipo di luce. Addirittura la sua accensione possiamo osservare una sorta di vampata, fenomeno che abbiamo già visto nei video di Apollo e che American Moon fa finta di non notare. Questo avviene a causa della vicinanza dell'ugello del motore ad un altro oggetto, che fa in modo che le particelle che fuoriescono dal motore non possano appunto allontanarsi abbastanza per raffreddarsi, e quindi producono luce. Se è vero, come sostiene American Moon, che un motore a carburante ipergolico genera sempre una fiamma ben visibile nel vuoto, perché nei due esempi appena mostrati non vediamo alcuna fiamma? Com'è possibile che la NASA si sia permessa di omettere un dettaglio del genere girando i falsi allunaggi in uno studio, pur ricordandosi di inserire la breve fiammata all'accensione del motore? Visto che American Moon sta cercando di dimostrare che un motore a carburante ipergolico genera sempre una fiamma visibile nel vuoto dello spazio, perché non mostra nessun esempio di un motore di quel tipo funzionare in quelle condizioni, pur essendocene diversi esempi trovabili sul web? Entriamo nel vivo della questione introducendo il passaggio fondamentale che apre le danze in American Moon, la presunta inattraversabilità delle fasce di Van Allen. Per chi non lo sapesse, le fasce di Van Allen sono due zone situate tra la Terra e la Luna ad alta carica protonica. Queste fasce sono fondamentali per la vita sulla Terra, perché fermano gran parte delle particelle nocive che provengono dal Sole. Anche in American Moon le fasce ricoprono un ruolo fondamentale, seppur molto diverso. Il film infatti si apre con una colossale digressione sui tentativi che la NASA fece per garantire che il primo uomo a mettere piede sulla Luna fosse americano. Il programma spaziale statunitense viene però dipinto come in uno stato di confusione e disordine, che lo porterà alla fine a rinunciare al programma reale e a dedicarsi, dopo il disastro di Apollo 1, alla totale falsificazione dell'intero progetto. Tutto questo viene presentato in modo molto dettagliato, in quello che possiamo considerare una sorta di documentario nel documentario, salvo poi, pochi minuti dopo, contraddirsi completamente, raccontando la presunta consapevolezza della NASA, acquisita sin dal 1959, di non poter in alcun modo attraversare le fasce di Van Allen. Per dimostrare quanto sia scandalosamente incoerente la ricostruzione di Mazzucco, proiettiamola su una linea temporale, proprio come ha fatto lui nel suo documentario riguardo alla versione ufficiale. Nel 1958 Van Allen scopriva che la Terra è circondata da due zone altamente radioattive, che avrebbero impedito sia al suo tempo sia nel prossimo futuro di raggiungere l'orbita alta con un equipaggio umano. Era quindi totalmente impossibile, secondo gli scienziati, uno sbarco sulla Luna. Parlando della fascia più interna, Van Allen scriveva: «A causa della grande capacità di penetrazione dei protoni ad alta energia qui contenuti, una schermatura efficace è ben lontana dalle nostre capacità ingegneristiche nel prossimo futuro». Poi però, nel 1961, scavandosi la fossa da soli, gli americani annunciano l'inizio delle operazioni per un programma spaziale, con l'obiettivo di portare l'uomo sulla Luna entro il 1969. La NASA inizia inspiegabilmente a stanziare miliardi, a progettare razzi di nuova concezione, ad eseguire ben 12 missioni Gemini per testare l'attracco tra due navicelle nello spazio e altri sistemi di bordo, e ad addestrare decine di astronauti per migliaia di ore, e tutto questo sapendo che gli sbarchi lunari erano in ogni caso impossibili. In seguito, intorno al 1967, la NASA sembra ricordarsi che le fasce di Van Allen esistono e che quindi le missioni non si possono fare. Tutto il lavoro dei 6 anni precedenti viene accantonato e, non potendosi più tirare indietro a causa dell'opinione pubblica, decidono di girare gli allunaggi in studio. La tesi di chi invece non crede ai viaggi lunari sostiene che gli Stati Uniti si lanciarono sì con tutte le loro forze in questa grandiosa impresa, ma che arrivarono ad un punto, intorno al 1967, nel quale si resero conto che non sarebbero comunque riusciti a superare tutti gli ostacoli di un progetto così ambizioso. E a quel punto non gli restò che una sola opzione: fingere di esserci andati. Questa ricostruzione è talmente inverosimile da risultare quasi comica.
Se è vero che schermare le radiazioni delle fasce era ben fuori le loro capacità ingegneristiche, perché diavolo lanciare il programma lunare? I complottisti potrebbero provare a difendere questa storia, sostenendo che dovevano necessariamente fare finta di provarci, ipotizzando una falsificazione dell'intero progetto sin dal 1961. L'unico motivo di farlo, però, sarebbe di battere i russi nella corsa allo spazio, ma se le fasce erano letali per gli americani, di sicuro lo stesso era per i russi. Non ci sarebbe stato alcun motivo, quindi, di preoccuparsi della corsa alla Luna, dato che nessuno avrebbe mai potuto vincerla. Questa enorme contraddizione che mette in crisi l'intera teoria del complotto non viene mai più ripresa o spiegata, e non viene nemmeno notata spesso dagli spettatori, perché il regista, saggiamente, invece di ricostruire gli eventi su una linea temporale continua, racconta del programma spaziale all'inizio del film, mentre accenna alle fasce di Van Allen solo dopo più di un'ora. Infatti questo capitolo di American Moon ha il solo scopo di variare la mentalità con la quale una persona si sta approcciando al documentario. Se dalla premessa iniziale si passasse direttamente alle prove della falsificazione, lo spettatore penserebbe qualcosa di simile a «Vediamo se hanno davvero falsificato le missioni». Al contrario, visionando questo capitolo ed essendo quindi convinto che le fasce non potessero essere attraversate in ogni caso, il suo pensiero viene manipolato e si trasforma in qualcosa di più simile a «Vediamo come hanno fatto a falsificare le missioni». Questa può sembrare una considerazione da poco, ma è in realtà più che fondamentale. Lo spettatore, senza rendersene conto, è già stato convinto prima di vedere le prove. Di conseguenza, accetterà tutte le ambiguità e le forzature che sono presenti in American Moon e che vedremo in seguito. Ma perché sembra che le fasce siano così pericolose? La realtà è semplicemente che American Moon travisa le parole, le decontestualizza e ci costruisce una storia intorno. Il famoso articolo dove Van Allen, secondo i complottisti, direbbe che le fasce sono inattraversabili, cita «La Terra è circondata da fasce mortali di radiazioni». I complottisti leggono la parola «mortali» e ne deducono che le fasce uccidano chiunque provi ad attraversarle. Ma questo è un ragionamento fallato. Il fatto che qualcosa sia mortale non significa che uccida chiunque ci abbia a che fare. American Moon poi cita il sito di debunking Clavius, che sostiene che attraversare le fasce per un astronauta equivalga a subire una radiografia. Da questo deduce che Clavius sta mentendo, perché Van Allen sosteneva che attraversare le fasce fosse mortale. L'autore non riesce a concepire che l'essere mortale e l'essere equivalente ad una radiografia possono esistere allo stesso tempo, perché anche una radiografia può essere mortale se eseguita male e troppo a lungo. Lo stesso concetto vale per tutte le altre prove che il documentario porta a favore della letalità delle fasce. Ciascuna di queste è estrapolata da un contesto più ampio e decontestualizzata. Un altro esempio di questo è la frase di un ingegnere che lavora alla capsula Orion per il programma Artemis. Secondo i complottisti, all'ingegnere sfugge qualcosa che non avrebbe dovuto dire. Ci dice, infatti, che la Terra è circondata da una zona di radiazioni pericolose e che dobbiamo risolvere delle sfide prima di mandare delle persone in quella zona dello spazio. American Moon interpreta questa frase come «Noi, come umanità, dobbiamo risolvere queste sfide prima di mandare delle persone nelle fasce di Van Allen», lasciando intendere quindi che delle persone non ci siano mai state. Questo ragionamento non torna per almeno tre motivi. Non c'è ragione per cui un comune ingegnere di Orion sia informato dell'inganno degli allunaggi. Il programma è registrato e se gli fosse scappato un segreto di Stato, di sicuro la registrazione non sarebbe giunta fino a noi. Ma soprattutto, la frase è decontestualizzata. Essendo estrapolata da un documentario sulla capsula Orion, è ovvio che la frase deve essere intesa come «Noi, addetti alla Orion, dobbiamo risolvere queste sfide prima di mandare delle persone attraverso le fasce sulla nostra capsula». Nessun complotto, quindi, ma solo una creativa costruzione dal nulla di una teoria fantasiosa. Inutile dire che questo capitolo di American Moon è un completo disastro, ma la ciliegina sulla torta in questo contesto arriva da niente di meno che James Van Allen, che nel 2004, dopo aver visto un documentario complottista molto simile ad American Moon, commenta testualmente «Il recente programma di Fox TV che ho visto è un ingegnoso e divertente ammasso di sciocchezze. Il sostenere che le radiazioni sarebbero state fatali per gli astronauti nelle missioni Apollo è solo un esempio di queste idiozie». Firmato James Van Allen.
A questo punto, continuare oltre diventa superfluo. Se è vero, come sostiene American Moon, che la NASA era già al corrente nel 1958 che l'attraversamento delle fasce di Van Allen con equipaggio umano non sarebbe stato possibile né allora né in futuro a causa di danni da radiazioni che gli astronauti avrebbero riportato, perché la stessa NASA, 3 anni più tardi, inizia un programma spaziale per portare l'uomo sulla Luna? Se la teoria dei complottisti costruita sulle parole di Van Allen degli anni 50 è corretta, perché è lo stesso Van Allen non solo a smentirla, ma a definirla un'idiozia, quando si imbatte in un documentario che sostiene le stesse tesi di American Moon? Visto che Van Allen ha smentito le teorie cospirazioniste riguardanti le fasce nel 2004, quindi molto prima della pubblicazione di American Moon, perché nel documentario è ancora presente un capitolo su queste teorie? La presunta presenza di aria all'interno delle riprese è uno degli argomenti su cui American Moon spinge di più per convincere lo spettatore che i suddetti filmati siano girati in uno studio cinematografico. E spesso i complottisti come prova definitiva ci mostrano il famoso filmato chiamato Grand Prix. In questo video vediamo il rover lunare di Apollo 16 eseguire alcune manovre, e secondo i complottisti il comportamento della polvere sollevata dalle ruote del rover non sarebbe compatibile con il vuoto. Sarebbe invece perfettamente spiegabile se il video fosse girato in un set cinematografico, pressurizzato con aria terrestre. Ma mentre il narratore sta spiegando questi fatti, viene pronunciata una frase curiosa. Invece le nuvolette si formano regolarmente dietro le ruote della Jeep e restano in sospensione per alcuni secondi prima di ricadere. Ad un primo ascolto questa frase potrebbe sembrare nulla di eclatante. Ricordiamoci però che American Moon sta cercando di dimostrare che le particelle di polvere non ricadono affatto a terra. Ci convince invece che la regolite rimanga sospesa a formare delle strane nuvolette non compatibili con il vuoto. Ma se queste nuvolette ricadono a terra, non sono compatibili nemmeno con la presenza di atmosfera. Quando mai abbiamo visto sulla Terra delle nuvolette di polvere sollevate che ricadono a terra tutte intere come un sasso? La risposta è molto semplice. Mai. In quanto perché una nuvoletta si formi, c'è bisogno che le particelle più leggere di essa rimangano sospese in aria, e se rimangono sospese, per definizione, non possono ricadere a terra. Eppure nel video Grand Prix sembra succedere esattamente questo. Nel video dei modellini che abbiamo visto in precedenza, vediamo in lontananza la polvere sollevata dagli stessi chissà quanto tempo prima. E trasportandoci velocemente alla fine del video, vediamo che la stessa polvere è ancora lì e non sembra avere nessuna intenzione di ricadere a terra. Nel video Grand Prix invece, con la regolite che presenta particelle più fini di quelle più fini della polvere terrestre, dovremmo avere la visuale completamente oscurata da polvere che rimane sospesa ovunque. Eppure, come abbiamo visto, questo non succede mai perché la polvere sollevata viene immediatamente scaraventata a terra. Addirittura se facciamo attenzione al filmato, possiamo vedere la polvere sollevata dalla ruota anteriore sinistra del rover rimbalzare sul parafango della ruota posteriore per poi finire a terra. Questo effetto in presenza di aria è semplicemente inverificabile. Sarebbe come pensare di colpire con una mazza da baseball una nuvoletta di polvere e sperare di farci fuori campo. Ovviamente la stessa aria che tiene sospese le particelle della nuvoletta farebbe anche in modo che questa non possa essere lanciata. American Moon, invece di affrontare questi enormi problemi alla sua teoria, si concentra col dire che secondo i complottisti le forme che si generano quando la polvere viene sollevata non sarebbero corrette. Quello che dovrebbe vedersi secondo loro è una sorta di traiettoria parabolica unica che si formerebbe solamente se la polvere fosse sollevata in una sola e unica direzione, cosa che chiaramente non avviene. Quello che vediamo nel video di Apollo invece è una somma di traiettorie paraboliche perfette ma tutte diverse tra di loro, a formare un agglomerato che ricorda una nuvoletta, il quale però ricade a terra dopo non più di 2 secondi. Comportamento che ricordiamo è assolutamente inspiegabile in presenza di aria.
Qualche complottista ha sostenuto che la NASA potrebbe aver creato una camera vuoto molto grande per ricreare questa scena in particolare. Purtroppo però, siccome nel video intravediamo sia il LEM sia le attrezzature ALSEP, sappiamo che la superficie inquadrata è maggiore di 100 metri, e questo porta con sé due enormi problemi. Il primo è che tutt'oggi non abbiamo la tecnologia per creare una camera vuoto con diametro maggiore di 30 metri. Il secondo è che un set così enorme presenta gli stessi problemi di illuminazione di cui parleremo dopo. Non c'era quindi semplicemente modo, nei primi anni 70, di ricreare questo video, o almeno non su questo pianeta. Visto che le particelle di regolite sono più sottili di quelle della polvere terrestre, sai spiegare perché dietro al veicolo lunare non vediamo delle nuvole di polvere che oscurano la visuale, come sarebbe normale aspettarsi con un particolato così fine? E perché la polvere che viene sollevata in aria ricade a terra immediatamente senza che un solo granello rimanga sospeso più di qualche secondo? Sai proporre qualcosa di diverso dal vuoto d'aria per spiegare il rimbalzo sul parafango ed il movimento controvento della finissima polvere lunare sotto al rover? Sai trovare una sola ripresa ufficiale delle missioni Apollo dove è possibile osservare una nuvoletta di polvere rimanere in volo più del tempo che ci aspetteremmo per una caduta libera? Negli anni 60, e soprattutto all'epoca degli sbarchi lunari, le due grandi potenze a contendersi i più importanti risultati spaziali erano certamente gli Stati Uniti d'America e l'Unione Sovietica. Nessuno si aspettava che la Cina, che all'epoca degli sbarchi non aveva ancora lanciato un satellite in orbita, sarebbe diventata la potenza spaziale che è oggi. Il programma spaziale cinese, infatti, si è concentrato a lanciare sonde su altri corpi celesti e, crucialmente, sulla superficie della Luna. Queste sonde ci hanno sempre rimandato dati scientifici importanti, oltre che a video e fotografie, materiale che stranamente mette anche questo in crisi le teorie del complotto lunare. A dire il vero, in molti casi sarebbe stato sufficiente per l'autore di American Moon fare una ricerca su internet per rendersi conto che una buona metà delle tesi sostenute nel documentario vengono tragicamente smentite da banali immagini provenienti dalle missioni cinesi. Chiaramente, per fare un ragionamento sensato, è necessario prendere come reali le immagini delle missioni, perché i complottisti, posti di fronte ad una prova incontrovertibile, tendono a bollarla automaticamente come falsa. Fecero così, ad esempio, con le immagini del Lunar Reconnaissance Orbiter, che fotografava dall'orbita lunare i siti degli allunaggi di Apollo. I complottisti hanno etichettato le immagini dell'LRO come frutto di Photoshop e se ne sono lavati le mani. Questo però non è un ragionamento scientifico, quindi se i complottisti vorranno sostenere che anche i cinesi siano in qualche modo in combutta con gli americani per il complotto lunare, dovranno mostrarne le prove. Tornando a noi, c'è da divertirsi. Come ben sappiamo, American Moon espone quelle che sarebbero le prove che le immagini di Apollo siano state scattate in studio. Ma cosa succede se queste prove della falsificazione le si ritrova anche nelle immagini di 40 anni dopo provenienti da sonde di un altro paese? Chiaramente la posizione dei complottisti si complica. Sì, perché come accennavamo in precedenza, almeno 6 delle prove di American Moon possono essere osservate in modo inequivocabile anche nel materiale di Chang'e 3, 4 e 5 dell'Agenzia Spaziale Cinese. Proviamo a stilare una sorta di elenco. Cominciamo col dire che le sonde Chang'e, per quanto riguarda il sistema di atterraggio, sono identiche tra di loro e sono a loro volta una sorta di copia dell'EM delle missioni Apollo. Abbiamo il motore principale, alimentato a carburante ipergolico, e per poggiarsi sulla superficie della Luna, 4 zampe che terminano con dei piatti rivestiti in Kapton. Questa somiglianza ci permetterà di fare dei paragoni più accurati. Questo è un video dell'atterraggio della sonda Chang'e 4 sulla superficie della Luna. A giudicare dall'inquadratura, possiamo stimare che il motore si trova più o meno in questa posizione, e dal video possiamo notare che la sonda è in frenata, quindi il motore sta spingendo quasi alla massima potenza. Ora, se un motore a carburante ipergolico generasse una fiamma nel vuoto, come sostiene American Moon, dovremmo vedere qualcosa di questo tipo. Eppure, non vediamo assolutamente nulla del genere.
I complottisti ora strilleranno che la fiamma è nascosta dal telaio della sonda, ma anche questo è completamente falso. Se andiamo avanti con il video e giungiamo al momento dell'atterraggio, vediamo la sagoma disegnata dal getto del motore sulla polvere lunare. E se la sagoma è qui, la fiamma dovrebbe essere per forza di cose inquadrata. Eppure, non c'è. Questo invece è un video proveniente dalla missione successiva, Chang'e 5. Nel video possiamo apprezzare l'ascender della sonda, ossia quella parte che si stacca per ritornare sulla Terra, che riparte dalla superficie lunare. E questa volta non c'è margine di errore. Dal motore, che utilizza sempre carburante ipergolico, non sta uscendo alcuna fiamma. Ma le nostre prove non provengono solamente dai video. In questa foto panoramica, scattata da bordo di uno dei lander, possiamo osservare un dettaglio molto interessante. Il piatto della zampa inquadrata nella foto è completamente privo di polvere. Secondo American Moon, durante le missioni Apollo, la polvere sollevata dall'atterraggio del lander avrebbe dovuto riempire i piatti delle zampe, ed essendo l'architettura del lander cinese molto simile a quella del LEM americano, anche questo piatto dovrebbe essere pieno di polvere. Però come vediamo non ce n'è traccia. Sempre parlando di polvere, American Moon si lamentava che sotto il LEM delle missioni Apollo non fosse presente un enorme cratere generato dal getto del motore durante l'atterraggio. Questo perché secondo lui, esattamente come uno spazzafoglie, il motore avrebbe dovuto spostare la sabbia superficiale e rivelare la roccia sottostante. Questo però viene smentito dallo stesso video che abbiamo visto in precedenza. Infatti, durante l'atterraggio, vediamo che il motore sposta solo uno strato superficiale infinitamente sottile di polvere, senza creare un buco, anche rimanendo acceso 5 secondi dopo l'atterraggio. E l'assenza di un cratere ci viene anche riconfermata da altre foto. Osserviamo ora questa splendida foto del lander di Chang'e 4 e notiamo un fatto molto molto strano. La parte che dovrebbe essere in ombra del lander sembra essere illuminata, pur non venendo raggiunta da nessuna luce diretta. Questo succede grazie a un effetto ottico chiamato retrodiffusione, che fa in modo che gli oggetti in ombra perpendicolari al terreno vengano illuminati da luce riflessa. Le missioni Apollo hanno prodotto un certo numero di fotografie che presentano questo effetto, e i complottisti le hanno ovviamente prese d'assalto, sostenendo che le foto fossero state scattate in studio con dei pannelli riflettenti che illuminassero le parti in ombra. Ma allora, o i cinesi hanno portato dei pannelli riflettenti sulla Luna, o qui qualcosa non torna. Sempre parlando di ombre, American Moon ci portava il parere di 4 fotografi, che sostenevano che le immagini di Apollo fossero per forza state scattate in studio, illuminando il set con una lampada, perché il contorno delle ombre è sfumato e il sole fa sempre un'ombra netta. Ma qui vediamo l'ombra del rover cinese, che appare essere indubbiamente sfumata, anzi sembra avere lo stesso identico livello di sfumatura delle ombre nelle foto di Apollo. Altri effetti ottici presenti nelle foto di Apollo e che American Moon critica sono i cosiddetti hotspot presenti in alcune fotografie, che farebbero appunto pensare che la scena sia illuminata con un faro cinematografico, faro che manda la sua luce in modo poco uniforme sul set delle falsificazioni. A prima vista, anche nella foto di poco fa potevamo osservare qualcosa di simile. Tuttavia, non possiamo utilizzare quell'immagine come prova, perché probabilmente in quel caso si tratta di un effetto Heiligenschein, ossia di una situazione in cui la fotocamera crea un alone luminoso intorno all'ombra del fotografo. Esiste però un'altra foto, scattata dal rover U2, in cui vediamo la parte destra della foto ben più illuminata della parte sinistra. E non si può trattare di un effetto Heiligenschein a causa del fatto che non c'è un'ombra al centro della parte più illuminata. Giunti allo stato attuale, si apre una prospettiva preoccupante per i complottisti, perché facendo un rapido calcolo, di più di 3 ore e mezza di film, circa un'ora viene smentita da semplici immagini di dominio pubblico delle missioni cinesi.
Visto che American Moon sosteneva che il materiale video e fotografico delle missioni Apollo è necessariamente falso in quanto, tra le altre cose, presenta piatti delle zampe privi di polvere, mancanza di cratere generato dal motore, fenomeni di hotspot e fall-off, mancanza di fiamma dal motore di risalita ed ombre con un contorno evidentemente sfumato, fino a facciate di oggetti in ombra curiosamente illuminate. Perché il materiale prodotto dalle missioni cinesi presenta letteralmente ognuno di questi fenomeni esattamente come li vediamo nelle missioni Apollo? Ora che abbiamo dimostrato tramite le missioni cinesi che le immagini di Apollo probabilmente possono essere state scattate sulla Luna, dimostriamo come, al contrario, queste non possano provenire da un set cinematografico. Come sappiamo, la tesi di American Moon sostiene che tutti gli allunaggi siano stati girati in studio, con un grosso faro da cinema a simulare il sole, ma questo ovviamente presenta diversi problemi. Il più grande dubbio su questa tesi è chiaro anche solo facendo attenzione alla foto che abbiamo appena visto. Un faro da cinema non potrebbe mai illuminare così tanto terreno uniformemente. La conferma non arriva da un debunker, ma dallo stesso creatore di American Moon, Massimo Mazzucco. Mazzucco aveva confermato in un'intervista sul web, ora rimossa, che un faro da cinema non potrebbe mai illuminare anche solo a 100 metri di distanza. Metti a 100 metri, non so, basta, è sufficiente secondo te? 100 metri non ti arriva più la luce, però, perché a 100 metri qualunque cosa potente tu possa mettere non arriva abbastanza forte. Lì stiamo parlando di 10-15 metri fuori dal set, non di più. Quello che scappa a Mazzucco è talmente clamoroso che possiamo sentire la reazione perplessa di Messora, il giornalista che lo sta intervistando. 100 metri non ti arriva più la luce. Perché a 100 metri qualunque cosa... La reazione di Messora è più che comprensibile, perché esistono decine di fotografie e filmati dove la superficie inquadrata è ben maggiore di 100 metri, eppure per quanto lontano possiamo guardare, in nessun punto di esse la luce sembra non arrivare più. Prendiamo questa immagine in particolare, che ci dà degli spunti per misurare quanto è grande quello che stiamo guardando. Sappiamo che il LEM da una zampa all'altra è largo circa 9 metri e mezzo. Con questa misura possiamo calcolare quanto è largo il terreno a livello del LEM e scopriamo che sono circa 160 metri. Ora, sapendo che le Hasselblad utilizzate per scattare le foto lunari avevano un angolo di campo di circa 40 gradi, possiamo proiettare il terreno inquadrato nella foto per darci un'idea delle dimensioni. Per confronto, questo è un campo di calcio. E questo è il limite oltre il quale Mazzucco sosteneva che un faro da cinema non potesse mai illuminare. In altre parole, lo stesso leader complottista convinto che le foto di Apollo siano state illuminate con un faro sostiene anche che un faro non potrebbe mai illuminare oltre questo limite. Posti di fronte a queste enormi incongruenze, i cospirazionisti rispondono sempre con la stessa frase che gli ha insegnato American Moon. Hanno usato la front projection. La front projection era una tecnica cinematografica utilizzata negli anni 60 e 70 che consisteva nel proiettare tramite uno specchio uno sfondo fittizio dietro al set per farlo sembrare di dimensioni maggiori. Uno dei più grandi utilizzatori di questa tecnica era Stanley Kubrick, che l'ha utilizzata in grandi quantità nel suo 2001 Odissea nello spazio. American Moon spinge molto su questa cosa, perché la teoria cospirazionista vuole che sia stato proprio Kubrick a girare i falsi allunaggi. Purtroppo, però, uno sfondo in front projection presenta delle evidenti differenze da quelli che vediamo nelle foto di Apollo. Prima di tutto, per riconoscere uno sfondo in front projection, dobbiamo cercare, come ci dice American Moon, una netta linea di demarcazione tra il set fisico e lo sfondo proiettato. Il film liquida questa cosa con moltissime foto di Apollo hanno questa linea di demarcazione, e quindi sono tutti sfondi finti. Mazzucco sa perfettamente che lo spettatore non andrà a verificare questa affermazione, e quindi non ha bisogno di altro. Quello che dice è però l'ennesima bugia di American Moon. Ci sono infatti centinaia di foto in cui vediamo il terreno in primo piano direttamente collegato con lo sfondo. Queste foto finiscono quindi nella lista di quelle impossibili da ricreare in un set. Ma anche analizzando molte delle foto che presentano effettivamente una linea di separazione tra le cose in primo piano e quelle sullo sfondo, notiamo che la spiegazione della front projection non risolve molte cose.
La linea di separazione nelle scene dove è stata effettivamente usata la front projection è sempre molto molto vicina alla telecamera, perché altrimenti non si potrebbe illuminare correttamente il set reale, che deve essere necessariamente bilanciato con lo sfondo. Nelle foto di Apollo invece la linea di demarcazione è troppo lontana, il set reale avrebbe quindi gli stessi problemi di illuminazione che citavamo prima. Inoltre, più lo schermo riflettente è lontano dallo specchio e quindi dalla telecamera, meno intensa sarà la luce che riflette. Per esempio, vediamo come apparirebbe questa foto se fosse stata scattata in un set utilizzando la front projection. La luminosità dello sfondo è molto inferiore per via della distanza di esso dallo specchio, ma è comunque superiore e quindi sbilanciato rispetto alle parti finali del set, che non ricevono abbastanza luce dal faro cinematografico. Il risultato della somma di questo doppio errore è un'immagine ben poco credibile, che è certamente molto diversa da tutte le immagini di Apollo. A confermare tutto questo è niente di meno che Stanley Kubrick in un'intervista sui metodi di produzione di 2001 Odissea nello spazio. Parlando in terza persona di Kubrick, leggiamo: ha scelto invece di utilizzare la front projection su scala mai tentata prima. L'unico inconveniente di utilizzare questa tecnica all'epoca era che non esisteva un dispositivo abbastanza potente per proiettare un'immagine a distanza di 27 metri su un pannello riflettente di 30 metri. Quindi Kubrick si è dovuto adoperare per costruire un suo proiettore. Rappresentiamo questo concetto graficamente utilizzando lo stesso disegno di prima. Se questo è il limite oltre il quale Mazzucco sostiene che un faro non possa illuminare, questo è il limite del raggio del proiettore di Kubrick, che all'epoca degli sbarchi era il più potente del mondo. Con queste misure possiamo ricreare la dimensione massima possibile per un set in front projection. Queste a confronto sono le dimensioni di un modulo lunare e, come vediamo, il regista sarebbe abbastanza limitato nei movimenti. Potrebbe spostare il LEM vicino allo sfondo per scattare immagini come questa, oppure avvicinarlo all'obiettivo per eseguire scatti più nel dettaglio. In alcun modo, però, sarebbe stato possibile eseguire i maestosi scatti panoramici che conosciamo molto bene, né tantomeno registrare filmati con la telecamera che ruota, o peggio, che si muove rispetto al terreno. In altre parole, qualunque fotografia che non rappresenti il soggetto in primo piano, a non più di 30 metri dalla telecamera e con la famosa linea di demarcazione molto vicina, è da escludere dall'utilizzo della front projection. Il regista poi ci racconta che a causa del calore generato dal suo proiettore sovrapotenziato, è stato necessario applicare dei vetrini termoresistenti di fronte ai condensatori, per evitare che il calore generato da questi rovinasse l'emulsione. E per conservare le trasparenze il più possibile, il proiettore veniva acceso per non più di 5 minuti, il tempo minimo necessario per effettuare una ripresa. Kubrick poi procede a raccontarci le fasi della produzione della scena iniziale di 2001. Un'enorme quantità di luce era necessaria per produrre l'effetto di illuminazione diurna per le parti del set reale di Donova Man, e questo obiettivo è stato raggiunto coprendo quasi tutto il soffitto del set con un totale di 1500 lampade. Non è stato fatto alcun tentativo di creare una singola fonte di luce che simulasse la luce solare diretta. Questo perché non esiste semplicemente alcun modo efficace di simulare realisticamente una singola fonte di luce su un set così enorme. Quello che Kubrick sta dicendo è che nella scena iniziale di 2001 hanno optato per un'ambientazione nuvolosa sullo sfondo perché gli era semplicemente impossibile illuminare il set con una singola fonte di luce che risultasse credibile come luce solare diretta. Questo significa che anche le poche foto di Apollo che ancora sembravano possibili da realizzare con front projection finiscono nella lista di quelle inspiegabili, perché ovviamente vediamo sempre una fonte di luce potentissima illuminare il set. Luce che risulta visivamente impeccabile come illuminazione solare diretta. Visto che lo stesso Massimo Mazzucco conferma che a 100 metri un faro da cinema non può illuminare correttamente una scena, perché abbiamo numerose foto non riconducibili alla front projection che presentano terreno perfettamente illuminato ben oltre 100 metri?
Visto che Stanley Kubrick, per proiettare un'immagine con front projection ad appena 30 metri di distanza, ha dovuto costruire un proiettore straordinariamente potente che soffriva di terribili problemi di surriscaldamento, com'è stato possibile proiettare un'immagine a centinaia di metri di distanza nel set delle missioni Apollo? Visto che Kubrick non è riuscito ad illuminare realisticamente un set di 30 metri con un solo faro che simulasse il sole, sostenendo che semplicemente non è possibile farlo, sai spiegare perché nelle fotografie e nei filmati delle missioni Apollo vediamo set reali di migliaia di metri quadrati illuminati alla perfezione con una sola fonte di luce? Fino ad ora abbiamo capito che American Moon è stato realizzato senza eseguire le dovute ricerche, e a meno che qualcuno non riesca a rispondere alle controdomande poste in questo video, è stato creato raffazzonando chiacchiere da bar e omettendo alcuni dati importanti per creare una storia che sembrasse allettante. Il quadro non è ancora completo però, rimane un dubbio da soddisfare. Questo è stato il frutto di una sfortunata coincidenza o i complottisti hanno avuto fini diversi dal trovare la verità? La prima cosa che fa pensare che ci sia qualcosa di sospetto nell'esposizione di American Moon è lo strano comportamento dei fotografi intervistati, che oltre a sostenere opinioni costantemente in accordo con la teoria del complotto, pronunciano un paio di affermazioni alquanto ambigue. Sostengono, per esempio, che questa foto sia per forza di cose un falso, perché le ombre dei sassi in primo piano e dell'Em in secondo piano non sono perfettamente parallele. Sostenere questo è un banale errore generato da un effetto di prospettiva che una persona che ha passato la sua intera esistenza a fare fotografie non dovrebbe commettere. Come mostra questa semplice animazione, infatti, se guardiamo due oggetti perfettamente paralleli di tre quarti, li vedremo apparire divergenti, soprattutto se uno dei due oggetti è più vicino all'osservatore. Questo non significa che i due oggetti siano davvero divergenti o, in caso fossero ombre, che la scena sia illuminata da un faro cinematografico. Un'altra affermazione più che discutibile emessa dai fotografi è che le foto di Apollo sono dei falsi perché i contorni delle ombre sono sfumati e il sole genera sempre delle ombre perfettamente nette sul terreno. Questa è un'affermazione talmente facile da confutare che risulta difficile pensare che i fotografi la sostenessero davvero. Basta infatti recarsi all'aperto in una giornata soleggiata e guardare la propria ombra per scoprire che non è per nulla netta. È invece sfumata proprio come nelle foto di Apollo. E qualcuno qui ha provato a difendere i fotografi dicendo che è l'atmosfera a sfumare l'ombra sulla Terra. Sulla Luna, non essendoci atmosfera, l'ombra deve essere nettissima. Riguardiamo allora l'ombra del rover delle missioni cinesi, che risulta essere sfumata esattamente come tutte le altre. Si vuole far credere, in altre parole, che mostrando ai fotografi una foto come questa, loro avrebbero sostenuto che si tratta di un falso perché le ombre non appaiono parallele tra di loro. Siamo ai limiti della razionalità. Perché per analizzare le fotografie delle missioni Apollo non vengono intervistati scienziati o almeno esperti di fotografia lunare e vengono invece sentiti soltanto fotografi di moda? E perché i fotografi intervistati, ciascuno con decine di anni di esperienza alle spalle, nell'analizzare le fotografie commettono dei banali errori da principiante che curiosamente si incastrano alla perfezione con la teoria del complotto? Premettiamo che per un leader complottista avere salda la fiducia dei suoi seguaci è fondamentale. Se la fiducia è garantita, le persone saranno molto più disponibili a bere a grandi boccate tutto quello che gli viene raccontato, oltre che a sottoscrivere vari abbonamenti mensili per accedere a tutto il contenuto disponibile. Il complottismo in Italia per anni ha tirato avanti in questo modo. Mazzucco pubblicava documentari complottisti molto convincenti che facevano aumentare il numero di persone che si fidano di lui. In questo modo aumentavano anche gli abbonamenti mensili al suo sito a pagamento. Tutto questo è sempre stato camuffato come una genuina ricerca della verità da parte dei complottisti. Con American Moon, però, qualcosa sembra essere andato storto. Mazzucco, infatti, dopo aver completato quella che credeva fosse un'opera inattaccabile, sfidò i debunker a rispondere ad American Moon, dicendosi disponibile ad un confronto diretto, convinto probabilmente che quelle risposte non sarebbero mai arrivate. Tuttavia, le risposte arrivarono, e molto in fretta.
Da quel momento il comportamento di Mazzucco rispetto al complotto lunare cambiò completamente. Forse preoccupato per il crescente successo di Chiaro e Semplice, che offriva spiegazioni esaustive al suo documentario, provvede a procurarsi la possibilità di imporre un veto sulla creazione di nuovi thread sul suo sito. Leggiamo una frase raggelante scritta da lui stesso dopo aver stroncato una conversazione riguardante Chiaro e Semplice. Questo thread è chiuso. Il prossimo che aprirà un thread lunare senza il mio permesso sarà espulso. Certamente una frase originale da scrivere per qualcuno che professa la libertà di parola e la ricerca della verità. E pensare che nelle regole di luogo comune viene stabilito che tutte le idee godono dello stesso diritto di asilo e che lo spazio di espressione è garantito a tutti. Effettivamente su questo sito puoi iniziare la conversazione che vuoi, con il piccolo contrattempo che questa viene immediatamente bloccata se non sei allineato con le idee dei complottisti. Nel frattempo, Chiaro e Semplice stava aprendo gli occhi a migliaia di persone sul complotto lunare, persone che perdevano gradualmente fiducia in Mazzucco. Leggiamo la testimonianza dello stesso Chiaro e Semplice che racconta di quando ha cercato un confronto diretto con quest'ultimo. Dopo i primi video sul tema lunare, mi contattò un giornalista di BioBlu per sapere se ero disponibile per un confronto, ed io acconsentì, ma solo dopo aver concluso tutti gli argomenti. Finiti i video però, lui non si fece più vivo. Mazzucco il mercoledì tiene saltuariamente una rubrica chiamata La Chiappa de Bunker sul suo canale web Contro TV, e mi dedicò una puntata ad ottobre 2020, alla quale io risposi con un video. Alcuni supporters di Mazzucco gli hanno chiesto se poteva avere un confronto pubblico con me, ma lui ha risposto di no, dicendo che avrebbe fatto solo dei video risposta. Chiaro fa riferimento a quello che è stato l'ultimo disperato tentativo di difesa da parte di Mazzucco. Si trattava di un filmato creato appositamente per rassicurare i suoi seguaci, in quanto il video era stato impostato per essere visto solamente da coloro che pagavano l'abbonamento. Oltretutto, la strategia di Mazzucco è più che palese. In un confronto diretto si troverebbe a dover rispondere a domande scomode e verrebbero a galla tutte le nefandezze che ha commesso nel creare American Moon. Chi fa un video registrato, invece, può sviare l'argomento, omettere pezzi del dibattito e purtroppo mentire al suo pubblico. Sono tutte cose che fece Mazzucco nel suo video risposta a Chiaro e Semplice, e il tutto solo per preservare quel poco di credibilità che gli era rimasta sul complotto lunare. Lui ha tutto da perdere nel confrontarsi con me, continua Chiaro e Semplice, perché vive sulla credibilità che esercita sul suo pubblico, che è quello che lo segue, che compra i suoi libri DVD, che si iscrive al suo sito in streaming a pagamento e che tutto sommato lo fa vivere. Riassumendo, gli stessi complottisti che sfidavano chiunque avesse delle risposte ad American Moon ad uno scontro diretto rifiutano categoricamente qualsiasi tipo di dialogo. Perché Mazzucco, visto che ha sempre sostenuto di essere schierato dalla parte della libertà di parola, censura le conversazioni contro il suo documentario ed impone un veto su chi possa creare una nuova conversazione? Visto che Mazzucco si è sempre detto disponibile ad un confronto con qualunque debunker volesse smontare la sua teoria, perché ora si nasconde e rifiuta tassativamente di confrontarsi con Chiaro e Semplice? Perché i complottisti non ammettono l'errore?